Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno della divina volontà. E stretta la tua mano materna guiderà tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nel divin volere. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 8 aprile 1922. Trovandomi nel solito mio stato, stavo pensando al dolore che soffrì il mio dolce Gesù nell'orto del Getsemani, quando si presentarono innanzi alla sua santità tutte le nostre colpe. E Gesù, tutto afflitto nel mio interno, mi ha detto: Figlia mia, il mio dolore fu grande ed incomprensibile a mente creata, specie quando vidi l'intelligenza umana deformata, la mia bella immagine che feci riprodurre in lei, non più bella, ma brutta, orrida. Io la dotai di volontà,
di intelletto, di memoria. Nella prima rifulgeva il mio celeste Padre, cui come atto primo comunicava la sua potenza, la sua santità, la sua altezza, per cui elevava la volontà umana investendola della sua stessa santità, potenza e nobiltà, lasciandovi tutte le correnti aperte tra lui e la volontà umana, affinché sempre più si arricchisse dei tesori della mia divinità. Tra la volontà umana e divina non c'era nessuno in mio, ma tutto in comune, con reciproco accordo. L'anima era nostra, nostra immagine, cosa nostra, sicché lei ci adombrava, quindi la vita nostra doveva essere la sua, e perciò costituivo come atto primo la sua volontà libera, indipendente, come era come atto primo la volontà del mio Padre Celeste. Ma questa volontà quanto si è deturpata! Da libera si è resa schiava di vilissime passioni. Ah, è lei il principio di tutti i mali dell'uomo. Non si riconosce più come è scesa dalla sua nobiltà, fa schifo a guardarla. Ora, come atto secondo vi concorsi io, figlio di Dio, dotandola di intelletto, comunicandole la mia sapienza, la scienza di tutte le cose, affinché conoscendole potesse gustare e felicitarsi nel bene. Ma, ahimè, che sentina di vizi è l'intelligenza della creatura, della scienza se ne è servita per disconoscere il suo creatore. E poi come atto terzo vi concorse lo Spirito Santo, dotandola di memoria, affinché ricordandosi di tanti benefici potesse stare in continue correnti d'amore, in continui rapporti. L'amore doveva coronarla, abbracciarla ed informare tutta la sua vita. Ma come resta contristato l'eterno amore? Questa memoria si ricorda dei piaceri, delle ricchezze, fino di peccare, e la Trinità Sacrosanta viene messa fuori dei doni dati alla sua creatura. Il mio dolore fu indescrivibile nel vedere la deformità delle tre potenze dell'uomo. Avevamo formato la nostra legge in lui, e lui ci aveva cacciati fuori. 12 aprile 1922, trovandomi nel solito mio stato, il mio dolce Gesù si faceva vedere tutto afflitto, quasi in atto di dar corso alla giustizia, ma come sforzato dalle stesse creature. Io l'ho pregato che risparmiassi i flagelli e lui mi ha detto: figlia mia, tra creatore e creatura non ci sono altro che correnti d'amore. Il peccato spezza questa corrente ed apre la corrente della giustizia. La mia giustizia difende i diritti del mio amore oltraggiato, del mio amore spezzato tra creatore e creatura, e facendosi strada in mezzo a loro vorrebbe riunire questo amore spezzato. Ah, se l'uomo non peccasse, la mia giustizia non avrebbe a che fare con la creatura. Come incomincia la colpa, così la giustizia si mette in via. Credi tu che volessi colpire l'uomo? No, no, anzi, mi vuole. Mi è duro il toccarlo, ma è lui che mi sforza e mi induce a colpirlo. Tu prega che l'uomo si ravveda, così la giustizia, riunendo subito la corrente dell'amore, potrà ritirarsi. Oggi il Signore ci ha fornito veramente una bellissima lezione su un argomento molto caro agli autori spirituali fin dai primissimi tempi della vita della Chiesa, che è come nelle facoltà spirituali che si trovano nello spirito, appunto, secondo la teologia orientale, nella parte superiore dell'anima, secondo la teologia occidentale, ma tanto è la stessa cosa. In queste facoltà spirituali c'è l'immagine viva della Santissima Trinità, ed è verissimo. Ecco, Gesù, ci sono state, diciamo così, diverse attribuzioni. Tutti gli autori sono d'accordo nel fatto che l'intelligenza è certamente un'immagine del Figlio di Dio, del Verbo di Dio, perché tutti quanti sappiamo, insomma, che il Verbo, come dice il prologo del Vangelo di San Giovanni,
era il Logos, quindi è proprio colui che è la parola, quindi è l'intelletto dentro la Santissima Trinità. E invece poi discutevano, e qui per esempio Gesù opta per una ben precisa direzione, così attribuire la memoria al Padre o allo Spirito Santo e viceversa la volontà al Padre e allo Spirito Santo. Secondo Gesù, l'immagine del Padre è noi, la volontà del Figlio è l'intelletto e dello Spirito Santo è la memoria. Ora, il contesto di questo bellissimo discorso che Gesù fa è il dolore che soffrì Gesù nel Getsemani quando si presentarono innanzi alla sua santità tutte le nostre colpe e soprattutto il disastro assoluto che tutte queste nostre colpe producono dentro la nostra anima. Ci sono dei processi di deformazione, abbiamo visto tante volte, di orrore, di imbruttimento e di abbrutimento, che colpiscono innanzitutto la volontà e poi, come Gesù spiega, l'intelligenza. Quanta gente oggi si serve, come Gesù ha detto, proprio della scienza per disconoscere il suo creatore, della presunta scienza poi tra l'altro, perché la vera scienza non disconosce mai il creatore, ma lo riconosce. Tantissimi. E il deturpamento della volontà creata sovranamente libera, quindi capace di dominarsi, e si ritrova, ecco, trascinata da vilissime passioni. È quella che nel Nuovo Testamento si chiama la schiavitù del peccato, così la chiama San Paolo. E dentro questo contesto Gesù fa un discorso molto importante, che non dobbiamo dimenticarcelo mai. È lei il principio di tutti i mali dell'uomo, è la volontà. È vero che la Chiesa, una volta di Pasqua, quando rinnoviamo le promesse battesimali, ci dice che ci fa rinunciare a Satana. Attenzione, Satana è la causa e l'origine di ogni peccato, ma dobbiamo sempre ricordare che Satana a noi non ci può fare niente se non ottiene il consenso della nostra volontà. Quindi, quando facciamo un guaio, te la prendi col diavolo perché ti ha tentato, ma anche Dio, tra virgolette, tenta al bene, perché uno deve stare sempre a sentire le voci balorde, ecco. Dicevo nell'omelia di ieri, no? Cioè, come vuole campare un tizio? Vuole stare sempre a guardare le cose negative, quindi a prendersi la colpa d'eterno, a bestemmiare o quantomeno a lamentarsi, a brontolare dalla mattina alla sera? Oppure vuole cambiare registro? Cominciamo a vedere le cose belle, cominciamo a vedere le cose buone che il Signore ci manda, ce ne sono in continuazione. Cominciamo a ringraziarlo, cominciamo a lodarlo, cominciamo nella vita, nella divina volontà, questa è un'operazione fondamentale, andare a riconoscere nell'arco della giornata, in tutto ciò che ci circonda, tutti i segni del suo amore, presenti dappertutto, presenti nella creazione, presenti in quel che ci succede, presenti nell'amore delle altre persone e dovunque sia. Da chi dipende questa differente modalità di vita? Dalle scelte che uno fa, perché se uno si è stufato, è stato tutto il giorno a brontolare, a lamentarsi o a vedere tutto a nero, e dice basta, basta, che me lo fa a campare così? Quindi io ho sempre detto, ma lo vedo insomma, no, che questi benedetti scritti sono anche, a mio avviso, santamente responsabilizzanti. Anche il secondo, dove si parla serenamente e senza nessun problema del tema della giustizia di Dio, uno dei temi di cui oggi non si può parlare perché, cioè, no, Dio è misericordioso, no, Dio è buono, che Dio non punisce nessuno, non si può neanche accennare a un discorso di questo genere.
cioè, non c'è un discorso che evidentemente, che chiarissimamente affermato dalla rivelazione, dalla tradizione, dal magistero della Chiesa, per cui non si può fare come oggi sta sta moda, no? Un tempo si diceva così e oggi non è più vero. Qualche giorno fa nell'ufficio della lettura si leggeva un bellissimo passo di San Vincenzo da Leren, no? Che spiega proprio in che senso nella Chiesa si parla di progresso del dogma. Non è che i dogmi cambiano, ma col passare del tempo vengono compresi sempre meglio. Allora, certamente il tema della giustizia di Dio va compreso bene, va spiegato bene, perché non deve ingenerare in noi un'idea distorta di Dio, di un Dio cattivo, di un Dio vendicatore, punitore o cose di questo genere. Quindi, e infatti Gesù questo fa, spiega bene che cosa succede. Ma non è che per rimuovere il pericolo, siccome non devo pensare che Dio sia cattivo, vendicatore, punitore, non ne parlo proprio della giustizia, anzi addirittura dico che non esiste, così nessuno penserà che Dio è cattivo, perché questo oggi è ciò a cui si assiste in tante realtà, in tante situazioni, ma questo non si può fare, non è un ragionamento fatto bene, né tanto non si può mai tradire la verità, come dire, in nome neanche di un giusto, come dire, aspetto da salvaguardare, da curare e da tutelare. Ecco, ma i giusti aspetti da tutelare e da salvaguardare vanno tutelati e salvaguardati nel debito modo, ecco, non andando a fare un altro guaio, cioè non si tappa, come dice Gesù nel Vangelo, un buco per farne poi venire fuori un altro, magari peggio di quello che si è rattoppato. Non si fa così. Ecco. Allora, prima di passare, ecco, appunto a questa contemplazione, dobbiamo un attimo fermarci e vedere il nostro intelletto, di che cosa è pieno, a che stiamo a pensare, ma anche più ancora che l'intelletto, perché noi abbiamo una grande fonte, diciamo così, di pensieri, che è la memoria. Perché la memoria ricorda volentieri certe cose e meno altre. Noi pensiamo spesso a qualche cosa che abbiamo appreso e che si è depositato nella nostra memoria, no? Allora, di che ti ricordi? Dei piaceri? Delle ricchezze? Dei peccati, magari desiderando di farne ancora? O ti ricordi delle grazie di Dio? Dei benefici? Questo è il Vangelo di ieri. Ieri c'era il Vangelo dei 10 lebbrosi, che soltanto uno torna a dire grazie, no? Gli altri sono dimenticati, che il nostro Signore Gesù Cristo l'ha guarito addirittura dalla lebbra, da una delle cose più orribili che potesse esistere, no? Di cosa ci ricordiamo? Dei benefici ricevuti da Dio, che sono tanti, cioè un'anima che decide di svoltare, ma alle cose brutte non ci pensa proprio. Ma non è che non ci pensa perché vuole mettere la testa sotto la sabbia, non ci pensa perché non c'ha senso pensare alle cose brutte. Le cose brutte, qua mano a mano che capitano davanti, le affrontiamo in base a ciò che è possibile farci, d'accordo? Fermo restando che i fiat da dire dinanzi alle cose brutte sono sempre tanto, ma noi dobbiamo ricordare tutti noi i benefici ricevuti dall'Altissimo, che sono infiniti, saranno infiniti anche oggi, sono tantissimi. La nostra intelligenza ci è stata donata anzitutto per conoscere Dio, per conoscere le verità di fede, per approfondirla la nostra fede. E la nostra volontà ci è stata data perché imparassimo piano piano, e nella divina volontà questo diventa una realtà, ad usare bene la nostra libertà. E se temiamo di non riuscirci, ricorriamo alla potenza di Dio, alla santità di Dio, alla nobiltà di Dio. Che ci aiuta a scrollarci di dosso tutte quante le miserie delle vilissime passioni e a non cadere schiavi del male, a non scendere dalla nostra nobiltà, dice Gesù, fino a diventare schifosi solo a guardarsi. L'uomo è un nobile, ecco, quindi abbiamo una nobile origine, abbiamo una nobile vita. I nobili
mica si abbassano e si degradano, insomma, a fare delle cose, cioè, i nobili come stanno a tavola, no? Stanno a tavola tutti educati, compiti, sanno muoversi, mangiano con calma, mangiano moderatamente, mangiano con le posate, non mangiano con le mani, no? Quindi non hanno dei modi grezzi, ecco. Perché non sottagliano la nostra anima, si capisca la metafora, è nobile sotto questo punto di vista, cioè un figlio di Dio non si abbassa al peccato. Cioè non è, cioè, non soltanto che resiste alla tentazione, sai, mi piacerebbe però, non si può fare perché il Signore non vuole, ma piacerebbe. Ma ci sputo sopra, non è che mi piacerebbe. Quello è, non si può dire adesso il termine, diciamo, è sterco, ecco, diciamo così. Ecco, è sterco il peccato, è sterco. E nessuno si metterebbe volontariamente dentro lo sterco e dentro il letame, no? Ecco, Gesù ha sofferto nel vedere quel capolavoro, quindi tutto attrezzato per essere il riflesso della Santissima Trinità e per fare una vita stupenda, avvilito, deforme. Questa è la prima cosa. Poi abbiamo appunto la seconda cosa. Allora, che per quanto sta in Dio, questo dobbiamo mettercelo bene in testa, perché qui c'è la retta comprensione della sua giustizia. Per quanto c'è in Dio, per quanto sta in Dio, Dio nei nostri confronti ha attiva H24 la corrente, diciamo, bellissima questa immagine. Una corrente è una bella immagine perché i nostri contatori sono sempre attaccati alla corrente, quindi appena accendo una luce, la luce si accende perché il contatore è collegato, quindi, oppure come i nostri modem, se vogliamo usare termini moderni, no? Quindi la linea DSL, forse oggi fosse venuto Gesù a fare queste spiegazioni un secolo dopo, forse insieme alla corrente avrebbe pure parlato della connessione, no? Mi si perdoni, insomma, questa facezia. Comunque, dalla parte dell'Altissimo c'è la corrente dell'amore, corrente dell'amore che avrebbe dovuto semplicemente circolare in noi, generando come un divino generatore amore che si spande e che ritorna al Signore, amore che si spande e che ritorna verso il prossimo. Questa è proprio semplicissimamente la vita che avremmo dovuto avere tutti quanti gli esseri umani. Che cos'è il peccato? Il peccato è un no all'amore, quindi il peccato spezza la corrente, stacca la spina, scollega il contatore, sarebbe come se andiamo al generale, tac, e stacchiamo il contatore. Se stacchi il contatore, la corrente non arriva più. Ora il problema è che noi in rapporto con Dio non ci possiamo non stare, perché siamo sue creature. Se tu stacchi la corrente dell'amore e quindi ti metti nella condizione di separazione da Dio, automaticamente parte il contatore della giustizia che difende i diritti dell'amore oltraggiato, uno dei tre fini, l'amore spezzato tra creatore e creatura, e attenzione, perché fino a quando siamo in questo mondo anche la giustizia tende a cercare di riannodare i fili. Facendosi strada in mezzo a loro, vorrebbe riunire questo amore spezzato. Quindi la giustizia, almeno quella che Dio esercita con noi in questo mondo, non è mai una giustizia retributiva, si diceva con termini giuridico-penalistici quando io studiavo. Quindi ti sei meritato questa cosa, questa è la punizione. No, ma è sempre una giustizia emendativa, cioè finalizzata alla conversione, a riannodare quel legame di amore, alla salvezza. In questa vita non c'è nessun dubbio. Solo se si muore al contatore spento, al contatore dell'amore spento, dopo la morte il contatore dell'amore non si può riaccendere più, e la giustizia si perennizza e diventa anche retributiva. Cioè, i diavoli a cui la tua anima appartiene potranno farti tanto male, non più di quanto tu ti sei meritato
dando loro forza, potere e gloria liberamente, che te ne facessero. Perché altre volte ho detto che anche nell'inferno, nonostante che ci sia la giustizia, arriva la misericordia. Perché i diavoli non possono torturarci, speriamo non torturarci, cioè, torturare i dannati, più di quanto se lo sono meritato. E se Dio non li fermasse, lo farebbero, cioè gliene farebbero ancora di più dei già molti che gli fanno. Quindi se lo si vede sotto questo punto di vista, io non faccio nessuna difficoltà a riconoscere come bella, fondata e giusta questa divina giustizia. Quindi non è il problema di dire che non c'è, se no poi Dio è cattivo. Il problema è di comprenderla, e qui Gesù l'ha spiegata benissimo. Prosegue poi: se l'uomo non peccasse, la mia giustizia non ci avrebbe a che fare con la creatura. Cioè, che cosa sta dicendo? Sei tu che mi costringi a usare la giustizia. Quello che disse Gesù a Santa Faustina Kowalska: dice, la porta della mia misericordia è sempre spalancata, io non la chiudo, è l'uomo che la chiude. Quando la chiude, mi costringe contro voglia e mio malgrado ad aprire quella della mia giustizia, che ordinariamente è chiusa. Ed è l'uomo che la apre, d'accordo? Cioè, questo dobbiamo mettercelo in testa. Come incomincia la colpa, così la giustizia si mette in via. Si spegne il contatore dell'amore e si attiva il contatore della giustizia, subito, d'accordo? È un'operazione come, so come si chiamano, perché stanno dei circuiti oggi collegati, no? Che spegni uno, accendi l'altro e spegni uno. Ecco. Immagino che possiamo ricordarcelo. Poi Gesù continua: credi tu che io voglia colpire l'uomo, che volessi colpire l'uomo? Io. Ma che si diverte il nostro Signore a fare sto lavoro? O ci gode? No, dice. No, mi duole. Mi è duro il toccarlo, ma è Lui stesso che mi forza e mi induce a colpirlo. Quindi la giustizia divina non è l'attestazione del fatto che Dio è cattivo, ma è attestazione del fatto che l'uomo è stupido, che l'uomo è cattivo e induce nostro Signore, come estrema ratio, falliti tentativi della bontà e della misericordia, a fare qualcosa anche di consistente, perché fino a quando si è in tempo ci si ravveda. Perché la causa del peccato è solo la nostra libera volontà. Ed è per questo che la Chiesa ci mette in bocca il mea culpa, mea massima culpa. Non te la devi prendere con nessuno, te la devi prendere solo con te stesso. Chi te l'ha fatto fa? Chi te l'ha ordinato? Il medico? Di andare a fare quella stupidaggine, di andare a allontanarti da Dio, di andare a commettere quella colpa, quella trasgressione? Non credo. Tu prega che l'uomo si ravveda, così la giustizia, riunendo subito la corrente dell'amore, quindi riaprendosi, riaccendendosi il contatore, potrà subito ritirarsi, subito, subito. Queste cose sono anche scritte nella Sacra Scrittura, no? Dio non gode della morte del peccatore né della rovina dei viventi, no? Ma gode del nostro santamente godere, del nostro stare bene. E soltanto quando vede che non c'è altro da fare, lascia appunto che la giustizia faccia il suo corso in questa terra, nella speranza e con il fine dichiarato, ecco, di indurre l'uomo al ravvedimento e alla conversione. Ecco, però comprendiamo bene, insomma, queste cose, perché Dio c'ha bisogno anche di qualche buon avvocato, perché non può stare sempre messo al banco degli imputati senza che nessuno, insomma, ne prenda le debiti difese. Sono come quelli che accusano nostro Signore perché muoiono i bambini di fame. Ma informati bene e vedrai che 3 miliardi e 200 milioni di persone mangerebbero ogni anno in confronto agli 800 milioni che muoiono, ecco, soltanto se ciascun essere umano non buttasse nessun rifiuto nella monnezza. Quindi questo bisogna saperlo, questo qui, ecco, quindi non è che i bambini muoiono di fame perché Dio è cattivo e non gli dà da mangiare. I bambini muoiono di fame perché cattivi siamo noi e scellerati. Se io butto qualcosa al secchio,
Adesso voglio mettere croci e pesi sulle coscienze, ma c'è poi un pericolo, insomma, che il nostro Signore mi dica: guarda, che anche la poca cosa, insomma, che è buttata al secchio ha contribuito a tutti quei mastodontici sprechi in forza dei quali i miei figli muoiono perché non hanno il sufficiente per vivere. Quindi facciamo sempre molta attenzione, bene attenzione. È la volontà il principio di tutti quanti i nostri mali, Santa Vergine Maria. Tutto dipende, ce lo diciamo in continuazione, ma tutto dipende da qui. L'interiorizzazione di questo principio, a mio avviso, non è mai abbastanza, perché poi i giorni passano e facilmente dimentichiamo alcune cose, invece questa non bisogna dimenticarla mai. Che di fatto è proprio vero che noi siamo i reali artefici anche della nostra vita e di come la viviamo, perché non sono importanti le cose che accadono, è importante come noi le viviamo le cose che accadono, come noi reagiamo dinanzi a quello che accade. Ed è tutto dipendente sempre dagli atti della nostra libera volontà. Ecco. Questo mese del Rosario, che possiamo, anche pregando meglio e più intensamente questa tua amatissima preghiera, ricevere tante grazie, ecco, per poterci sempre di più orientare ad un esercizio santo e benedetto delle nostre libere scelte. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.